sono Coco! Hai visto il video sulla religione giapponese? Dopo che l'ho pubblicato, ho ricevuto tante domande. Da oggi rispondo piano piano. Prego! Le porte dei templi buddisti sono il confine del mondo terreno, dove ci siamo noi, e il mondo sacro, dove c'è Buddha. Per entrare nelle case di qualcuno, in Italia è normale dire buongiorno, permesso? In Giappone, invece che dire buongiorno, i giapponesi fanno l'inchino con rispetto prima di entrare nelle case di Buddha. No! In Giappone non esistono tensioni religiose di alcun tipo. Il cristianesimo in Giappone, solo l'1%, è abbastanza giapponizzato. Le chiese e cristiani giapponesi non fanno un atteggiamento ostile verso altri fedi. Comunque, non ci sono musulmani giapponesi. La moschea di Kobe è stata costruita dagli indiani che abitavano a Kobe nel 1935. Anche altre moschee in Giappone sono per i musulmani stranieri che abitano in Giappone. Storicamente sì. C'era molta relazione. Gli imperatori giapponesi sono i discendenti della dea shintoista molto importante e governavano il Giappone. E i monaci buddisti avevano un grande potere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era separazione tra Stato e religione. Così adesso nessuna corrente si occupa di politica, ma stranamente Soka Gakkai lo fa. Per rispondere a questa domanda, ho chiesto a monaco buddista giapponese. Lui ha detto: il buddismo è la religione che consente a ognuno di migliorare lo spirito individualmente. Quindi, anche se appartiene ad un'altra religione, è possibile praticare il buddismo. Il buddismo giapponese rispetta le altre religioni. Lo Zen è un corrente di buddismo, ma non solo. Per quello è molto difficile spiegare cosa è Zen anche per i giapponesi. Per lo Zen faccio un altro video, tutto intero, solo Zen, per spiegare bene. Molto facile! Se ti è piaciuto il video, metti un pollice su e iscriviti al mio canale. Ho tre canali, Coco Japan, Coco Beauty, Coco Genova. Iscriviti tutti e tre. Ho anche blog, Instagram, Facebook. Qui trovi tutti i link.